Allora, cerco di essere breve visto il ritardo. L'intervento riguarda essenzialmente gli usi di GNU/Emacs per redigere documenti LaTeX, da un utilizzo basilare che ho riassunto nella semplice configurazione del file di inizializzazione di Emacs, per poi arrivare all'estensione AUC-Tech che riguarda le caratteristiche più avanzate, quindi per poter avere delle capacità di controllo della formattazione del testo o dell'uso delle formule matematiche, e per poi arrivare ancora a un altro modulo abbastanza importante come Preview LaTeX, che permette come caratteristica di andare a avere una visione sia della matematica sia comunque anche della formattazione del testo già all'interno del buffer di Emacs. Chi conosce già Emacs ha un po' idea del tipo di software. Non si tratta certamente di un software per un utente magari abituato a un approccio di tipo visuale. La sua storia risale all'incirca un suo antesignano è Teco, usato negli anni 70 al Massachusetts Institute of Technology, si trattava di un editor che aveva una modalità di utilizzo simile a quella di VI e di VI Improved, con delle modalità separate per l'immissione di testo e per l'immissione di comandi, e i primi a interessarsi a semplificare in qualche modo Teco per poi arrivare a quello che sarebbe stato Emacs furono Richard Stallman, che creò poi l'implementazione libera nel senso di free software, chiamandolo appunto GNU/Emacs, nel 1984. La versione più recente è appunto la 21.4, nonostante i suoi anni si tratta di un software abbastanza che si mantiene giovane, si può dire. XEmacs è un frutto di un forking, a un certo punto i progetti si separarono, però le caratteristiche sono effettivamente molto simili, poi è sempre questione di simpatia utilizzarle, scegliere quale utilizzare. Ecco, anche qui vado a chiedere perché qualcuno dovrebbe scegliere GNU/Emacs, semplicemente per simpatia si potrebbe dire, perché si rifà poi a quella guerra, tra virgolette, che c'è tra utenti Unix, tra Emacs e VI, e questo beh, può fare capire che comunque si tratta sempre di un buon software. Iniziamo col primo concetto che serve poi per capire il resto della discussione. Il buffer è la principale area di memoria, sarebbe la memoria di transito, comunque è quello, semplificando al massimo, è quello che troviamo nello schermo su cui andiamo a lavorare, su cui andiamo a digitare. Un primo metodo per apprendere GNU/Emacs, ora disponibile anche in italiano, è il tutorial, la guida che descrive un po' tutti i comandi e selezionabili ad un'apposita voce del menu. I dettagli poi sono nell'articolo. Il file di personalizzazione è il file .emacs che si trova nell'ambiente, per chi usa l'ambiente Linux, nella propria home directory. E questo file segue una sintassi particolare, è un dialetto del linguaggio Lisp, creato sempre questo dialetto del linguaggio Lisp è stato creato sempre da Richard Stallman ed è utilizzato sia per scrivere estensioni sia per personalizzare il programma. Adesso uno può cercare su internet e può trovare francamente un po' di tutto, perché sono diversissimi gli usi che si possono fare di Emacs e quindi è anche superfluo andare a soffermarsi su questo. Passiamo adesso all'estensione AUC-Tech. Perché si dovrebbe usare? Perché a un certo punto si potrà anche pretendere di scrivere, magari soprattutto qualche documento più avanzato, più lungo, o semplicemente dove ci sono più caratteristiche, e quindi un'estensione più con altri comandi può rivelarsi utile. Fu creata nel 92 all'Aalborg University Center in Danimarca, nella città di Aalborg, e da questo viene il nome. Viene descritto come un sofisticato ambiente tech per GNU Emacs.
Beh, non si tratta di qualcosa di esagerato, perché comunque è davvero molto quello che si può fare e purtroppo per motivi di tempo in questo intervento non si può dare una dimostrazione pratica, anche per motivi tecnici, ma vi assicuro che si riescono ad avere varie possibilità. La cosa buona di AUC Tech è che è disponibile sia per i vari Unix flavors, quindi per Linux, FreeBSD, ma anche per Windows, Mac OS X e anche altri sistemi operativi. Pertanto anche utilizzabile da molte persone. Quelle che sono le principali caratteristiche di AUC Tech sono quando si ha a che fare con le macro di Tech e LaTeX, queste vengono trattate dal software in maniera abbastanza veloce, anche più di quanto non sia con Emacs semplice e con particolare codice Lisp che si potrebbe andare a scrivere, perché in effetti la resa è migliore anche dal punto di vista del tempo di elaborazione del buffer. È importante anche la possibilità di scrivere i vari simboli matematici che si possono utilizzare, per esempio se si vogliono scrivere dei vettori oppure delle lettere greche con delle particolari scorciatoie, che poi per sapere nel dettaglio quali sono si può consultare il manuale. Si tratta, è bene dirlo, di software ben documentato, e quando un software è ben documentato è doppiamente bello, diciamo. Altre caratteristiche sono l'evidenziazione del testo, che permette quindi di avere del codice leggibile e è più facile vedere se ci sono errori, quindi, e anche per quanto riguarda la formattazione, particolare per i vari ambienti. Questi vengono allineati automaticamente, basta soltanto selezionare delle regioni di testo e poter appunto avere questa caratteristica, ma poi lo vedremo ancora più nel dettaglio. Altre caratteristiche ancora, l'esecuzione di tech, LaTeX, BibTeX e quanti altri comandi si possono desiderare dall'interno di GNU Emacs, quindi senza bisogno di dover andare in shell bash e cose simili, sempre per chi usa Linux. Poi anche l'esecuzione dei vari visualizzatori di file DVI, PostScript e PDF, quindi questo diciamo che è quanto l'utente LaTeX di solito può desiderare. Avrei voluto far vedere qui come si fa a ottenere questo codice che è praticamente la bozza di qualsiasi documento LaTeX con pochi tasti, ecco, con una sequenza di pochi tasti. In pratica, in due parole, in una modalità interattiva, l'utente andrà a selezionare, per esempio, con la scorciatoia, tenendo premuto il tasto CTRL e premendo i tasti C ed E, Emacs chiederà, quale ambiente usare, e sarà per Environment, e si andrà a scegliere l'ambiente da utilizzare, per esempio, vabbè, all'inizio la classe di documento Article, e poi eventualmente le opzioni, come qui sono per carta 4 e per 11 punti, e poi la sequenza begin document end document, basterà scrivere soltanto document e quindi otterremo con pochi tasti, con una sequenza molto breve, tutto questo. Lo stesso potrà essere fatto ovviamente per i vari ambienti, quindi che si potranno utilizzare nella composizione del testo. Poi, dopo l'installazione, AUC Tech chiaramente permette l'interazione dell'utente con un nuovo menu chiamato LaTeX, che è formato da queste voci che possiamo andare a prendere in esame singolarmente. La prima riguarda i comandi che riguardano il sezionamento del documento e il completamento delle macro. Il sezionamento del documento viene fatto con questo comando del menu, viene reso più comodo dal fatto di poter selezionare, non c'è bisogno di scrivere ogni volta slash section o chapter e così via. Quindi questo ci viene molto in aiuto. Per quanto riguarda il completamento delle macro, è una caratteristica che ricorda quella del completamento Unix con il tasto Tab ed è ricalcata pienamente da AUC Tech. Per quanto riguarda i comandi sugli ambienti, invece, abbiamo tre possibilità che si rivelano sempre molto utili. Inserire un nuovo ambiente, chiaramente permette con una semplice scorciatoia, CTRL-C è di prima,
di inserire un particolare ambiente. Talvolta può capitare invece di cambiare in corso d'opera un ambiente, passare, per esempio, chi scrive matematica e conosce gli ambienti AMS LaTeX, di poter passare da un gather a un Elling perché magari lo richiede il testo, quindi alcune modifiche sono state apportate, e in questo modo con la particolare scorciatoia si può andare a cambiare l'ambiente con cui si ha a che fare. Altra caratteristica utile si rivela quella di poter chiudere l'ambiente perché magari si è modificato soltanto una parte e si richiede semplicemente di chiudere, quindi un begin lo aveva già iniziato e anche per questo c'è un comando. Poi ci sono dei comandi sui font che permettono, senza bisogno di dover digitare le macro per quanto riguarda l'aspetto della fonte grafica, di modificarli. Anche qui poi viene nel pieno stile di un'interfaccia per la programmazione, viene offerta la possibilità di anteporre un carattere di commento ad ogni riga del paragrafo della regione di testo. Per regione di testo in Emacs si intende attualmente, adesso che si usa molto il mouse, il selezionare un'area col mouse e andarla a poi modificare oppure comunque agire su di essa. Nelle versioni solo testuali o comunque più antiche si selezionava con la combinazione control e spazio. Questo è documentato ampiamente nel manuale di Emacs. Per quanto riguarda poi i comandi di formattazione ed evidenziazione del testo, questi rendono appunto il codice più leggibile, come si diceva poc'anzi, e conviene utilizzarli quando ci sono diverse strutture o annidate o comunque che si ripetono nel codice, e allora ci si può potrebbero essere fonte di confusione o di problemi in fase di correzione di errori e quindi, vedendole allineate, dovrebbe essere appunto più facile agire su esse. Altra caratteristica interessante è la modalità fold, letteralmente quindi sarebbe un ripiegamento e anche in un certo senso è un nascondere. Se si hanno delle note nel testo, talvolta non si vuole che compaiano, cioè potrebbero confondere quando si legge il codice del documento. Allora, con questa modalità, cosa accade? O se si attiva questa voce, o viene nascosta la nota a piedi pagina e quindi viene lasciata in un altro buffer da dove si può riprendere, o comunque in un'altra parte di testo, oppure anche se abbiamo selezionato, ad esempio, se vogliamo usare la macro text typewriter. Non è necessario che vediamo effettivamente che prima c'è il comando e poi l'argomento di esso, ma si vedrà se abbiamo scelto di scrivere Onofrio in typewriter, vedremo soltanto Onofrio scritto con un particolare, con un colore diverso rispetto al resto del testo. E questo ci permette di nascondere quindi gli attributi per il testo. Altro punto di forza è la modalità matematica. La modalità matematica che è selezionabile con una particolare sequenza, che dicevo dà la possibilità di andare a scrivere dei simboli matematici, per esempio un delta, molto comune in quasi qualsiasi opera di matematica o comunque di fisica o di tecnologia. E semplicemente se ci si trova in questa modalità matematica di AUC Tech, basterà utilizzare la scorciatoia apostrofo D per andare a produrre un delta. Poi tutte queste cose sono personalizzabili, nel senso che se si scrivono spesso vettori, se si scrivono spesso lettere greche, maiuscole o minuscole, o comunque qualsiasi carattere che non venga scritto in un normale corsivo matematico, ci si può andare a personalizzare l'estensione AUC Tech in modo che sia più adatta alle proprie esigenze. Questo indirizzo riporta alla tavola dei simboli che è scaricabile da internet e da lì si trovano tutte le scorciatoie. Questa voce del menu, Multi-File Parsing, riguarda la gestione di documenti con più file per un buono stile di programmazione LaTeX, come sappiamo.
È bene andare a scrivere un file.tech e poi andare a inserire in esso i file dei singoli capitoli, per esempio. E qui ci viene offerta la possibilità di andare a salvare tutto con un tasto, oppure selezionando col mouse la voce in particolare, o di andare a modificare o non modificare i vari file che compongono il documento. Le ultime tre voci riguardano la possibilità di personalizzare AUC Tech, quindi prima si doveva fare soltanto in modalità testuale, quindi scrivere materialmente nel codice Lisp per poter andare a modificare il tutto. Adesso dalla versione 20 Emacs permette di modificare, di personalizzare l'ambiente anche con dei menu e dei pulsanti, diciamo, su schermo. E da questo punto di vista per gli utenti è anche meglio. Poi le voci che riguardano la lettura del manuale o riportare bug sono autoesplicative. Per quanto riguarda il modulo Preview LaTeX, è una valida caratteristica. Attualmente non si trova ancora in una fase stabile. Ci si sta avvicinando, credo sia intorno alla 0.9, qualcosa di questo genere. Comunque, non è male il modo con cui lavora. Ripeto, avrei voluto farlo vedere, ma in ogni caso non è difficile da installare e da provare. L'utilità è quella che mentre si sta realizzando il documento matematico, non c'è bisogno di andare a dare il comando LaTeX ogni volta. Ma potrà vedersi quello che è nel file direttamente nel buffer di Emacs. Vi assicuro che l'effetto è veramente buono. Se avete, per esempio, scritto un integrale, particolarmente una forma di cioè integrali o sommatorie particolarmente complicate, poterlo vedere direttamente aiuta molto. Anche l'estensione Preview LaTeX dei sottomenu che riguardano la generazione delle anteprime. Per i vari ambienti, paragrafi, eccetera, eccetera. Questo significa che con i tasti del mouse si può agire sulla singola preview, quindi sul singolo ambiente, per rimuovere l'anteprima, eventualmente modificare il testo e cliccando di nuovo su una piccola porzione dell'anteprima, che sarà caratterizzata dall'iconcina tech, si vedrà l'anteprima rigenerata. E quindi in questo modo veramente si può ottenere un approccio che è quasi what you see is what you get, cioè è quasi indifferita, però è molto utile. Per quanto riguarda il Turn Preamble Cache, questo è per agevolare la velocità, il preambolo del documento viene messo in cache, quindi le esecuzioni successive non saranno lente come la prima, perché comunque tutti i documenti della parte dichiarativa, tutti i comandi della parte dichiarativa del documento saranno stati già memorizzati in un'area di transito. Ecco, qui richiamo l'uso del mouse per le anteprime che ho già trattato. In conclusione, ho cercato di essere il più veloce possibile, spero di esserci riuscito. Perché uno dovrebbe scegliere Emacs? Non è una religione, quindi dico uno si sceglie la propria, non è una cosa così importante, però quello che ho voluto comunicare è questo: non è detto che un software per essere bello debba essere bello anche graficamente, non che questo sia brutto, assolutamente, credo anzi che unisca sia un criterio di efficienza, ma anche un criterio di, se vogliamo, di attrazione, perché in ogni caso. Poter vedere porzioni di testo in colori differenti può aiutare sicuramente qualunque tipo di utente, anche quello meno tecnico, quello meno abituato ad avere a che fare con i computer. E questo, mi auguro sia un motivo di riflessione perché in ogni caso è qualcosa, questo trio Emacs, AUC Tech e Preview LaTeX permettono comunque di ottenere quei bei documenti che conosciamo del professor Knuth. Vi ringrazio per l'attenzione. Che mi avete voluto concedere. Abbiamo qualche minuto per le domande. Se c'è qualcuno che vuole proporre qualche domanda, Onofrio è qui a disposizione per rispondere. Se al solito siete così timidi e non volete cominciare, ne faccio una io. La possibilità di completare con tab le macros.
Vale solo per le macro ufficiali o anche per quelle del delle contenute nei file questo, letti del preambolo? Questo è da provare ogni volta, a quanto ho visto, diciamo, perché comunque sicuramente per avere un... mi è capitato di lavorare con delle estensioni che magari sono... non mi piace il termine supportate, sono previste da UC Tech e quindi... non so, ci sarà sicuramente qualche file, magari tra quelli Elisp che sono contenuti nella distribuzione di UC Tech, che comprende anche queste macro. Con altri ambienti, con altre classi, questo non c'è, ma è chiaro che in questo caso, così è il software, uno se lo deve andare a modificare e va a scrivere il codice Elisp necessario. Altre domande? Non è che abbia esplorato molto bene la documentazione, quindi magari spero di avere una risposta veloce sul cambio del colore dei font per i vari comandi. No, sarebbe comodo che quando uno definisce i propri comandi possa vedere appunto, diciamo, il font. Ecco, dove dovrei andare a guardare per fare una modifica di questo? Nella voce customize e UC Tech. Perché non c'è una ricetta pronta per tutto, è chiaro che ognuno in base alle proprie esigenze, a me può piacere il font in grassetto di colore verde o altri. No, diciamo, non voglio cambiare come viene reso un certo tipo, ma voglio che un mio comando definito per esempio da me nel preambolo sia reso come un comando LaTeX. Quindi sia colorato, non so, il suo argomento in rosso, eccetera, eccetera. E anche questo, la risposta è sempre lì. Sì. Purtroppo si tratta di andare a masticare un po' di codice Lisp, questo è il prezzo da pagare. Sì, questo è il prezzo da pagare sempre per utilizzare un editor come Emacs. È questo che spaventa spesso, diciamoci la verità, anche perché 500-600 pagine di manuale spaventano un po' tutti. Anzi, tra l'altro dirò di più che il manuale per le Lisp è un altro. Quindi c'è un manuale per Emacs di 500 pagine e c'è il manuale per le Lisp che sono circa 300, ecco, è un'enciclopedia. Però è chiaro che spesso delle situazioni precotte che si possono trovare nelle soluzioni precotte che si possono trovare su internet sono anche più l'ultima risorsa, ecco. Uso pacchetti tipo listing o così, che hanno le graffe, ecco lì. Mi rendo conto. Sì, io ho provato qualcosa di simile. Tutti i lati possibili. Ho provato qualcosa di simile col codice MATLAB, esatto. Che uso per. Questo fa parte sicuramente, saranno dei bug che saranno corretti successivamente. Tra l'altro, David Kastrup, lo sviluppatore, è persona abbastanza disponibile che frequenta il newsgroup internazionale com.text.tech. Che vi invito a leggere ogni tanto perché è davvero una fonte utile di informazioni sia per UC Tech che per il tech in genere. Altre domande? Bene, se non ci sono altre domande ringraziamo Onofrio De Bari e chiamiamo al podio.